Roberto Mercuri, lei è presidente fondatore dell'Associazione Culturale Internazionale Noi e l'Europa. Dunque, da quanto tempo è stata fondata questa associazione? Noi e l'Europa, intanto la ringrazio per l'intervista, naturalmente seguo sempre il suo sito web, è stata fondata nel 1991 e quasi 21 anni. Esatto, sì, in effetti abbiamo sempre guardato noi amici fondatori, di cui tra l'altro fa parte anche mio fratello che è il presidente esecutivo, io sono presidente vicario dell'associazione Noi e l'Europa. E dicevo, abbiamo sempre guardato con molta attenzione all'Europa, certo non l'Europa così come la conosciamo oggi purtroppo, ma lasciamo stare questo aspetto. E quindi già nel 91 in varie accademie estere della capitale abbiamo organizzato degli eventi. Poi, per farla breve, c'è stato l'avvento di internet e si è ritenuto che cosa più saggia ai fini della divulgazione dei temi che di volta in volta vengono trattati, fosse concentrarsi soprattutto sulla qualità e quantità, ove necessario, ove opportuno, dei relatori, piuttosto che magari pensare, cosa peraltro bellissima, anche ad avere un folto numero di pubblico. Quindi in questo passaggio temporale con internet abbiamo anche cambiato sede grazie al co-presidente dell'Istituto Municipi di Roma.it, Alessandro Vannini Scatoli, che è consigliere comunale di Roma Capitale. Lo ricordo che è co-presidente insieme al consigliere del Municipio 18, Massimiliano Pasqualini. E dicevo, tramite il consigliere comunale Alessandro Vannini Scatoli abbiamo gratuitamente questa sede istituzionale dei gruppi di Roma Capitale, dove teniamo le nostre, soprattutto qui teniamo le nostre convention, i nostri incontri, col fine di poter divulgare poi attraverso la rete, quindi torniamo al discorso internet, ciò che viene espresso dai relatori che ci privilegiano della loro partecipazione. Ecco, questo è l'obiettivo ormai come di Noi e l'Europa in termini logistici, come si è adattato ai tempi e quindi alla tecnologia. Relativamente al convegno di oggi, dove penso che sì, voglia sapere qualcosa, esatto, e appunto è stato visto sotto più sfaccettature, come il titolo, come sono, magari per chi, certo, gli italiani a 150 anni dall'unità, quindi ogni contributo è stato dettato dalla esperienza professionale, umana anche, e vari aspetti, vari profili quindi sono stati esaminati dai relatori. È emerso un quadro a volte poco, come dire, piacevole, altre volte rassicurante, certo, qualche elemento anche passionale di orgoglio sicuramente c'è stato, che ben fa anche sperare, soprattutto in questi giorni. Infatti ricordiamo l'attentato di Brindisi, il terremoto in Emilia-Romagna, quindi un'Italia purtroppo unita anche in questo senso dai disastri, da cose. Un'Italia ferita. Esatto, da lutti nazionali. E quindi l'evento di oggi è stato, pensiamo, un utile contributo ad arricchire la coscienza nazionale di queste esperienze che poi andranno in rete, e quindi grazie anche a internet, con un tempo, permettetemi, fu il servizio militare, il servizio di leva, serve anche a far maturare i cittadini d'Italia e anche i nuovi cittadini, certo, venuti dall'estero. E io ho cercato oggi di intervistare alcuni esponenti
magari avrei potuto farli un po' tutti, ma erano un po' troppi per me. Ma comunque erano tutti esponenti che hanno rilasciato la loro dichiarazione, le loro dichiarazioni con la massima comprensione del momento storico, quindi con una larghezza di vedute abbastanza ottimale. Allora, adesso veniamo al futuro. Che altro convegno sta pensando di organizzare che può interessare i nostri utenti? Ci sono varie ipotesi, vedremo nelle settimane che seguono. Potrebbe essere uno sul consenso, tema molto generale naturalmente. Consenso di che natura? Politico? Qualsiasi tipo di consenso, sia nei confronti delle masse, sia individuale, proprio sul concetto di consenso. E anche in questa occasione avremo vari relatori che appunto parleranno del consenso politico, di quello tra individui, in piccoli gruppi. Noi cerchiamo sempre di proporre dei temi specifici, ma come dire, di vasto interesse. Ecco perché il consenso potrebbe essere uno di questi. Un'altra ipotesi è sulle telecomunicazioni, anche questo tra l'altro molto, molto sentito per un discorso di privacy e di altri aspetti. Potrebbe essercene un altro sulla storia di Roma, sulla sua architettura, quindi carattere più strettamente culturale. Queste sono al momento le tre ipotesi. Oggi quindi è stato di natura storica comunque. Sì, storico-politica. Politica, sì, certamente. Intesa in senso ampio, sì. Come il costume si è trasformato, bene, in male o in altri aspetti. Dunque, per chi volesse mettersi in contatto con vostri riferimenti internet, possiamo poi dirci quale il sito deve consultare? Sì, senz'altro, ringrazio di questa domanda. Questa è la Lupa non perché sono romanista, ma perché con orgoglio è un riferimento a Roma, quindi alla capitale d'Italia, a questa bella Italia comunque che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi, e al sito municipidiroma.it, in cui compare anche la Lupa, ma sicuramente anche altri elementi di questa nostra città eterna. E quindi attraverso il sito ci si può contattare, attraverso il sito municipidiroma.it. Il mio cellulare, che è anche sul sito, è 338 26 2666, mi sento quasi un candidato politico, scusatemi. Ha rilasciato il suo cellulare, certo. Contravvenendo le regole della privacy. Vabbè, no, ormai l'ha fatto lei. Io non c'entro. Dicevo, siamo anche su Facebook, sia come gruppo Facebook municipioroma.it, sia come Roberto Mercuri. Quindi senz'altro sarò felice di avere nuovi contatti, nuovi stimoli per partecipare a convegni, come per ospitare persone interessate ai nostri convegni. Certo. Allora io la ringrazio e buon lavoro. Grazie a lei.